Ora recito un sonetto di Giuseppe Gioacchino Belli, come ho già fatto altre volte. Per congresso tosto, tutti quanti a palazzo loro vederno, un gran ministro d'una gran potenza venne a Roma a parlare con sua eminenza, segretario di Stato dell'Isterno. Cardinale preparò un quinterno di carta bianca e poi gli diede udienza e cedette una gran circonferenza soprattutto l'affari al governo. Tra loro si trattò del più e del meno e scannagliorno l'umido e l'asciutto caldo e freddo nuro sereno. Alfine il cardinale aprì la porta dicendo: evviva, è combinato tutto, ne parleremo meglio un'altra volta. È stato scritto il 2 ottobre 1835 e qui possiamo vedere alcune spiegazioni in questa pagina, intratext.com. Lo vederno sarebbe l'Ovidero, e vabbè. Per fortuna c'è la nota, se no non lo capivo. Un ministro di gran potenza sarebbe il conte di Rigny, ministro della Marina di Francia. Lo so grazie alla nota che c'è scritta qua. E poi che altro? La circonferenza sarebbe la conferenza. Mi viene in mente quella volta che Davide Tripiedi alla Camera dei Deputati ha detto breve e circonciso. E il presidente, per corregge, sbaglia a sua volta dicendo coinciso. Ma alla fine Davide Tripiedi fa la correzione giusta, conciso. Che altro posso dire? Giuseppe Gioacchino Belli ha scritto una cifra di sonetti. Ogni tanto ne reciterò qualcuno, reciterò i miei preferiti. Non li reciterò tutti. Forse reciterò solo una piccola parte, poi reciterò anche poesie di altri autori. E vabbè. Per ora chiudo qua, grazie per l'attenzione.